Lunedì 17 ottobre, buongiorno Regione, benvenuti al nostro spazio, al nostro talk mattutino. Questa settimana ci occupiamo di dissesto idrogeologico, dissesto economico. Abbiamo voluto intitolare questa settimana Calabria che crolla. Non sono buone notizie, lo sappiamo, però c'è bisogno di una riflessione anche su questo. Inizieremo con i temi economici e poi ci sposteremo aprendo una finestra, come sapete, al di là del tema che scegliamo per la settimana, cerchiamo di rimanere sempre sull'attualità e quindi apriremo una finestra anche su le dipendenze, il gioco d'azzardo, la ludopatia. Dunque, abbiamo detto, vi ho anticipato appunto l'economia e l'ospite in studio questa mattina è Alessandro De Virgilio, collega dell'AGI, a cui do il buongiorno. Ci aiuterà proprio a parlare di temi difficili che riguardano, abbiamo detto, Calabria che crolla. Quello che crolla, Alessandro, nella nostra regione, o forse si sfarina proprio, si è sfarinato, è il tessuto economico. C'è una profonda riflessione da fare su questo, alla luce anche della crisi che tutto il mondo sta vivendo, soprattutto l'Europa. Guarda, la Calabria è sicuramente una delle regioni più in ritardo in Italia e in Europa, quindi lo sviluppo, più che parlare di crollo dell'economia, possiamo parlare di uno sviluppo che non è mai decollato, quindi in buona sostanza insomma, è una regione che deve ancora programmare il suo futuro. Allora, mi fa particolarmente piacere averti qui oggi, non solo perché in passato avrei passato almeno un centinaio di pezzi miei quando anch'io ero all'AGI e quindi mi hai visto piccola piccola, ma anche perché esci con il tuo libro ed è il motivo poi per cui ti abbiamo invitato e ci aiuterai oggi. Grazie. In questa riflessione, Pacchetto Colombo. Pacchetto Colombo era un insieme di misure che erano state previste per far avviare la grande industrializzazione in Calabria, quella grande industrializzazione che non è mai partita, che è mancata. Ecco, tu fai nel tuo libro, che esce per Rubbettino proprio in questi giorni, innanzitutto parli di truffa e poi fai tre esempi molto specifici. Quali sono? Ma guarda, gli esempi sono quelli abbastanza noti di Gioia Tauro, con il quinto centro siderurgico mai realizzato, di Lamezia Terme con la ex SIR, un grande stabilimento che avrebbe dovuto occupare 1200 persone, e poi quello di Saline Ioniche, dove la Liquichimica avrebbe dovuto occupare 900 persone. Gioia Tauro, dicevamo prima, non è mai stata, diciamo, non ha mai ospitato questa grande acciaieria. Gli altri due stabilimenti furono realizzati ma non entrarono mai in esercizio. Allora, questo libro è un saggio, quindi ha alle spalle anche un lavoro di ricerca su documenti, su archivi. So che hai avuto accesso anche agli archivi della Camera e del Senato. Ecco, nei palazzi del potere che cosa è successo che ha impedito che quelle grandi industrie partissero? Ma guarda, intanto io tengo a dire una cosa, che questa vicenda ha alimentato molti pregiudizi nei confronti della Calabria e del Mezzogiorno. Cioè, si è detto in Calabria, nel Mezzogiorno non si può investire perché non c'è cultura industriale, non c'è cultura operaia. In realtà, soprattutto l'esempio della SIR e della Liquichimica furono, diciamo, esempi di un capitalismo malato, cioè un capitalismo sovvenzionato dallo Stato, che investiva poche risorse proprie, e conseguentemente questi due fallimenti non furono due fallimenti determinati dal territorio calabrese, furono due fallimenti determinati dal crollo di questi due grandi gruppi industriali che finirono appunto, furono schiacciati dai debiti, dall'insolvenza. Ecco, tu parli anche di Stato che ha tradito in questo senso la Calabria, perché? Ma guarda, sicuramente lo Stato assunse i più alti livelli degli impegni nei confronti della Calabria, fu il Presidente del Consiglio dell'epoca Emilio Colombo, all'indomani dei moti di Reggio, anzi quando i moti erano ancora in corso, ad annunciare queste misure che per la verità erano già delineate, indirizzate ad uno sviluppo generico del Mezzogiorno. Poi si decise di localizzarle in Calabria, ma in realtà, come nel caso del centro siderurgico, non ci fu mai una reale volontà di realizzarlo.
Ecco, questo centro siderurgico doveva nascere alle spalle del porto di Gioia Tauro e quindi una parte dello sviluppo del porto per anni di fatto è stata ferma. Alla luce di quello che è successo poi con l'Ilva di Taranto, quindi effettivamente quelle aziende siderurgiche, quell'industria pesante che poi però ha impatto enorme sull'ambiente, cosa pensi che potrebbe essere stata nella nostra regione, con tutti i problemi già che abbiamo di inquinamento, di territorio insomma complicato, un'acciaieria? Ma guarda, intanto l'impatto ambientale già c'è stato, nel senso che furono dissodati ettari di agrumeti, di uliveti, fu trasferito un intero abitato per fare spazio al quinto centro siderurgico. Quello che sarebbe stato il futuro, beh, io non mi azzardo mai in previsioni, sappiamo, è una frase fatta con i se e con i ma, non si può mai prevedere la storia. Sicuramente laddove ci sono stati grandi insediamenti di questo genere, ci sono stati problemi ambientali. Ancora tuttora a Taranto, che è sede di un centro siderurgico, c'è un dibattito sulle conseguenze negative, soprattutto dell'impiego del carbone. Centro siderurgico che insomma anche quello è stato molto sovvenzionato dallo Stato, ma se con i se e con i ma non si fa la storia, la storia però serve, ci insegna anche come agire per evitare che quelle cose, quegli errori si ripetano. Ecco, sta arrivando una pioggia di fondi, se riusciamo diciamo a prenderle, a fare i progetti, cioè quelli del PNRR. Non è che rischiamo ancora una volta che vengano investiti miliardi di miliardi e poi alla Calabria non resta nulla? Ma guarda, questo è vero, cioè ci sono molte risorse in arrivo, sicuramente non sono risorse finalizzate alla grande industrializzazione, cioè si tratta di risorse da mettere, come si dice adesso, a terra per realizzare infrastrutture, per incentivare uno sviluppo diciamo più consono a quelle che sono le potenzialità di questo territorio, cioè la piccola e media impresa. C'è un dibattito in questo senso, c'è un'interlocuzione in atto tra la Regione, i sindacati, la Confindustria e naturalmente si tratta di come dire, dare prova di maturità a livello politico sicuramente, a livello di regione, a livello anche di burocrazia, cioè dare questo segnale di inversione di rotta. Di inversione di rotta, ma si può basare un'economia solo sulla piccola e media impresa? Perché poi questo è il grande tema, non solo in Calabria ma in Italia, cioè le grandi industrie poi servono a tenere in piedi un'economia grande di un paese come il nostro. Ma guarda, io non so se ci sono, come dire, le condizioni per una industrializzazione pesante. Sicuramente bisogna puntare su quelle che sono le risorse del territorio, a cominciare nel nostro caso dal turismo. Il mare è una grande risorsa, abbiamo parlato di Gioia Tauro. Gioia Tauro è il centro del Mediterraneo, può essere un terminale di sviluppo. Per esempio si parla molto del rigassificatore. Intorno al rigassificatore, qualora fosse realizzato, ci potrebbe essere anche una rete di industrie medie e piccole che insomma, potrebbero in qualche modo costituire il fulcro di un possibile ulteriore sviluppo. Anche perché quel pacchetto Colombo, che non è mai partito, ricordiamo, Colombo era il ministro che presidente del Consiglio dell'epoca, che diciamo, aveva varato questa idea. Quel pacchetto Colombo che non è mai partito ha significato che negli anni la Calabria perde decine di migliaia di persone che vanno via, studiano e poi vanno via perché qui non trovano lavoro, quindi soffriamo anche di questo. Sicuramente l'emigrazione, diciamo, all'epoca era un'emigrazione soprattutto diciamo, operaia, cioè il sud era il grande serbatoio di manodopera, oltre che un grande mercato per l'industria del nord. Oggi assistiamo ad un'emigrazione di tipo intellettuale, entrambe hanno sicuramente impoverito questo territorio. Ti faccio un'ultima domanda brevissima, è mancato lo Stato, ma anche forse l'iniziativa privata. Ma questo non c'è dubbio, è fondamentale l'iniziativa privata, cioè
servono anche, serve la capacità di intraprendere, cioè non basta aspettare lo sviluppo dall'alto, bisogna agire dal basso. Beh, ti ringrazio molto Alessandro di essere stato qui con noi oggi, aver affrontato questi temi un po' duri insieme, averne parlato. Adesso è il momento del nostro telegiornale, Rita Campanaro.